ragazze, bentornate su un nuovo video. Ecco qua il mio cuscino, bianco, piatto e senza stile. Cosa ne dite? Lo personalizziamo insieme? Allora, quello che ci serve sarà un po' di spago e una fettuccina come questa. La mia idea è di dare a questa fodera un aspetto un po' più tropicale, che ricordi un po' le isole. Bene, a questo punto sto cercando di capire dove posizionare questa fantasia. In più ho deciso di aggiungerci dello spago, che ho preferito lavare prima di cucire sulla fodera, perché non vorrei mai che un giorno decido di appunto lavare la fodera e mi ritrovo che mi perde il colore e mi rovina tutto il lavoro. Ecco, sempre per sicurezza ho preferito fare dei nodini alla fine dello spago, per evitare che questi scappino dalla cucitura. Questa era una fodera per cuscino che mi ero già fatta molto tempo fa, utilizzando uno scampolo di tessuto che avevo trovato all'IKEA nel reparto angolo occasioni, che si trova proprio alla fine vicino alle casse. Non è la prima volta che vado lì e mi compro qualcosina sempre a buon prezzo, ma non mi è dispiaciuto per niente scucirla, perché la mia intenzione era quella di personalizzarla dandogli un nuovo stile. Mettere un po' di spilli qua e là, così saremo sicure che otterremo un lavoro molto più preciso. Eccola qua, con così poco siamo riuscite a regalare un aspetto nuovo a questa piatta fodera. Adesso lasciatemi inserire l'imbottitura all'interno, perché sono proprio curiosa di vederne il risultato. A me piace molto. E invece a voi ragazze piace, sì o no? Se sì, lasciatemi un bel pollicione in su e anche un commento qui sotto. Mi fa molto 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 piacere ricevere i vostri commenti. Cos'altro dire ragazze? Vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete già fatto, cliccando sempre la campanella a fianco al tasto iscriviti. Per adesso è tutto, ma noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao ciao!